Sarà una settimana decisiva per il Policlinico, oltre all'assemblea pubblica di questa mattina. Già nel pomeriggio le sigle sindacali verranno ricevute dal prefetto Giuseppe Marani e dallo stesso prefetto che ha convocato per domani un vertice che potrebbe essere fondamentale con l'assessore regionale alla sanità, i dirigenti della nuova società, le rappresentanze sindacali e il sindaco. Non deve chiudere perché intanto è una realtà non soltanto storica ma offre dei servizi che altrimenti non verrebbero offerti da altre strutture. E inoltre non deve chiudere perché chiaramente non si tratta solo di salvare posti di lavoro, che è una cosa essenziale dalla quale non si può prescindere, ma deve chiudere perché è l'unica realtà privata, naturalmente convenzionata col sistema pubblico, del centro nord Sardegna. E se ci sono manovre, direi forse anche occulte, che ormai si stanno palesando, di voler creare una difficoltà proprio nel momento in cui si stava per concludere una trattativa, credo che queste debbano essere sventate. In questo momento occorre sospendere la revoca, perché fino a ieri e fino a oggi, fino a questo momento, le strutture del Policlinico, pur avendo delle lacune che sono simili dal punto di vista tecnico a tutte le strutture sanitarie sarde, consentendo la sospensione della revoca, dell'accreditamento, questo consente agli investitori di prendere in carico una struttura che funziona. All'assemblea di questa mattina gli interventi dei politici, che erano presenti da tutti gli schieramenti, hanno puntato sul far fronte comune per chiedere alla Regione di revocare la sospensione dell'accreditamento. E in questi giorni, non più tardi di domani, chiedere all'assessore alla sanità e alla loro struttura la sospensione attraverso gli strumenti che noi abbiamo a disposizione come consigli regionali. Con una mozione subito questi giorni presentata all'unanimità. Ora non resta che aspettare il vertice in prefettura per capire le prossime mosse.